Professor Flavio Caroli, l'altra storia dell'arte, i vinti e i vincitori. Lei ci ha abituato a una storia dell'arte a portata di mano, oserei dire, l'arte per tutti. E questa volta sono i vinti e i vincitori protagonisti. Come mai? Sì, ma il titolo del libro, appunto, L'altra storia dell'arte, allude al fatto che nel 2001, per la precisione, uscì la storia dell'arte raccontata da Flavio Caroli, che sarei poi io. Quindi io come dire, ho sofferto, ecco, di un complesso di colpa per tutti questi anni, perché è una vita, è dal liceo in poi che io non veramente mi ripugna l'idea del fatto che la storia venga scritta dai vincitori. E purtroppo invece però bisogna rassegnarsi, sul breve termine è così, ma già sul medio termine si comincia studiando, vedendo, insomma, con l'esperienza, ecco, diciamo, e con l'amore di una vita, si scopre che spesso le idee dei vinti sono state più, come dire, hanno generato di più, sono state più fertili di quelle dei vincitori. Questo io ho sentito e pensato in astratto, poi sempre più, come dire, inverandolo nella realtà delle cose, poi finalmente, preparando la tesi per la specializzazione, mi sono imbattuto in colui che io ho amato per tutta la vita, che è Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto è proprio esemplare in questo senso, nel senso di uno che peggio di così nella vita non poteva andargli, perché era già un uomo famoso e progressivamente questa fama si è sgretolata. Lui, nell'ultimo suo testamento, dice di se stesso: per non involvermi più in mia vecchiaia, perché sono molto inquieto della mente. Cioè lui si diagnostica probabilmente anche qualche vena di follia, e muore disperato nella sacra casa. Si fa oblato della sacra casa di Loreto e muore disperato dipingendo gli fanno dipingere i numeri dei letti dei malati. Ecco, mentre il suo rivale Tiziano, e naturalmente stasera ne parlerò a lungo, insomma ne parlerò di tutto questo, era ancora il dominatore di Venezia, anzi il dominatore del mondo. Ecco il caso di un vinto che però, ai miei tempi, al tempo della mia maturità, Tiziano 10 pagine, Lotto una paginetta con due fotine, con aggettivi tutti limitativi. Oggi, da allora, ci siamo riusciti, devo dire. Lotto oggi è una star, adesso non sto a spiegare perché, è una star indiscussa, è la vera alternativa a Tiziano nel secolo d'oro, che è appunto il Cinquecento, ecco. Le faccio un'ultima domanda e poi passo alla dottoressa Mainini. Quanto sono stati importanti i vinti nella storia dell'arte? Sono state quello, ho scritto questo, come dire, questo è il libro che ci ho messo di più a scrivere, perché ogni tanto nel corso della vita incontravo appunto un'ingiustizia e quindi scrivevo, buttavo giù appunti e via dicendo. E sono molto importanti, Lotto è molto importante, tutti quelli che io farò vedere oggi sono decisivi per vie traverse e comunque nel corso del tempo, perché la felicità è appartenuta a pochi, ecco. Pochi hanno avuto felicità. Grazie. Dottoressa Mainini, quanto Milano ama il professor Caroli? Ah, beh, lo ama tantissimo, ma soprattutto perché con il professor Caroli è stato un incontro d'amore da subito. Noi siamo titolari del marchio Amare Milano, che ci è stato donato proprio dall'indimenticato sindaco Carlo Tognoli, che era presente a tutte le presentazioni dei libri di Flavio Caroli e per cui per noi è un passaggio di testimoni. Carlo adorava Tognoli, lavorò molto con la sua presenza, con la presenza del professore e quindi Milano deve chiaramente moltissimo a Flavio Caroli, ma anche credo che Flavio Caroli ami moltissimo Milano perché Milano poi è diventata la sua città nella quale lui profonde questo tipo di cultura e divulga un tipo di cultura che è arrivato a tutti e soprattutto al Centro Studi Grande Milano che ne ha fatto naturalmente tesoro. E quanto è importante il lancio di questo libro? Voi siete da sempre coloro che hanno accompagnato il professor Caroli in ogni lancio. Quanto è importante per voi dare questo messaggio anche di cultura per
per l'arte. Il professor Caroli ci propone una lettura originalissima della storia dell'arte, no? Quella dei 20 vincitori, cioè quegli artisti che in vita non sono riusciti, non hanno potuto imporre la propria scala di valore, in fondo il loro valore ne ha appena dato la dimostrazione l'8, che lui stesso è riuscito in qualche modo, no, a rivitalizzare rispetto agli altri confronti. E credo che questo libro dica fortemente che l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona, cioè è bene che gli artisti, e in fondo la metafora di vita, gli uomini combattano, soprattutto in certe fasi della vita, perché è solo attraverso questa lotta in realtà che arriva il benessere più duraturo. Questo credo sia la grande lezione di Flavio Caroli.